Ciao ragazzi, oggi parliamo di mobilità per le anche. Allora, l'esercizio emblema per andare a valutare la mobilità delle anche è sicuramente lo squat. Parlo per me stesso e per come io ho riscontrato di avere un problema alle anche. In realtà sapevo già che c'era questo problema, lo squat mi ha dato una conferma. Quando noi andiamo ad eseguire uno squat, vediamo una persona che esegue uno squat, quello che dovremmo fare è andare a filmare l'esecuzione dello squat da dietro e cercare di focalizzarsi su questa zona. Ok? In particolare nella parte bassa. Quando è presente una restrizione alle anche, nella maggior parte dei casi l'angolo che un femore forma con il busto da una parte, lo chiamiamo angolo V, W, è diverso rispetto all'angolo che si presenta con l'altro femore rispetto al busto, che chiameremo Y. Quindi questi due angoli, Y e W, sono diversi. Quello che ho sperimentato io, nel mio caso, non è una cosa strettamente legata agli adduttori, anche. Ma se voi avete ascoltato un video che io ho pubblicato qualche tempo fa, parlavo di come la capsula articolare di una certa articolazione possa essere un fattore estremamente limitante. In questo caso, nell'anca dove questo angolo è minore, vi è una restrizione a livello della capsula posteriore dell'anca. E adesso voglio mostrarvi un esercizio che mi è stato insegnato da fisioterapista che mi segue, che mi ha aiutato a risolvere questo problema. Logicamente l'approccio deve essere multilaterale, cioè da una parte ci deve essere un rilascio di tutto il manicotto fibroso che costituisce la capsula articolare dell'anca, che impedisce questo range di movimento, e dall'altra un rinforzo delle strutture muscolari che ci permettono di portare il ginocchio più esternamente, quindi andare a bilanciare questo angolo. Logicamente c'è uno squilibrio, perché questo ginocchio non è mai stato portato in un range di movimento come l'altro, quindi sicuramente queste strutture che riguardano principalmente i glutei, ok, non sono mai state propriamente allenate e di conseguenza sono molto più deboli rispetto alle altre. Quindi, se vi vengono crampi in questa zona, glutei, piriforme, sapete sicuramente che questa parte è da rinforzare in modo mirato. Quindi, adesso vi faccio vedere qual è l'esercizio che bisogna andare a fare se si presenta questo tipo di problema. Ciao ragazzi, nella presentazione di questo video vi ho parlato di la rigidità della capsula posteriore dell'anca. Premessa: la rigidità della capsula posteriore va diagnosticata da uno specialista del settore. Quindi, se voi presentate questa asimmetria nello squat, io vi consiglio di andare da un fisioterapista a verificare che il problema sia quello. Lui lo capirà subito con qualche manovra, se è uno competente. A quel punto voglio mostrarvi, una volta che sapete che il problema è quello, un esercizio per poter correggere questa cosa. L'esercizio è molto semplice. Ci sediamo su una panca, lavoriamo sempre monoarto, perché le asimmetrie le correggiamo monoarto, lavoro monoarto. Andiamo a considerare l'asse che taglia metà il corpo e vado a posizionare il tallone esattamente alla metà di questo asse, esattamente in mezzo, va bene? Quindi il tallone in linea con la zona pubblica, oppure se avete taglio di pantaloni, con il taglio di pantaloni. Da questa posizione la schiena è sempre ben appoggiata. Da qui vado a spostare lateralmente, rispetto ad asse, il tallone di 10-15 cm e mi assicuro che il ginocchio sia sempre flesso a 90 gradi. Quindi questo no, questo. Bene, la cosa deve essere graduale. Da questa posizione quello che posso fare mantenendo il busto dritto è eseguire delle semplici pressioni in questo modo. Se vuole intensificarlo posso provare a prendere con la mano la panca e, mantenendo la pressione, spostarmi lateralmente. Quando l'esercizio diventa facile, sempre andando a mantenere questo spostamento laterale, posso chiudere leggermente il tallone. Va bene, potreste sentire tensione negli adduttori, ma benissimo anche tensione nei glutei. Entrambi concorrono con la loro rigidità nel tempo
a ridurre quella che è la, il livello di rilassamento della capsula articolare dell'anca. Quindi questo esercizio richiede una montagna di tempo, ok? Perché la capsula articolare è tessuto fibroso connettivo che quando si irrigidisce perché per tantissimo tempo, per tantissimi mesi e anni, quel dato range di movimento non è stato esplorato. Quindi non pensare di poter risolvere il problema in qualche settimana. Io per risolvere il problema di questa anca, cioè da questa posizione, per riuscire a farla arrivare a livello dell'altra senza percepire più fastidio, ho impiegato anni. Quindi non lo nego, è stato un lavoraccio. Ci si riesce e ci vuole tempo. Questo dipende dal lavoro che fate, dalla pratica sportiva che state facendo, che avete fatto fino adesso, e da quanto quest'anca è stata utilizzata per determinati range di movimento in tutti gli anni passati. Quindi mi capite che 10 anni di calcio a lavorare sempre con un arto dominante, per forza di cose, va a causare delle restrizioni. Quindi, ricapitolando, questo esercizio eseguitelo solo quando una rigidità della capsula articolare vi è stata diagnosticata da uno specialista del settore. Non agite in modo autonomo, ok? Cercate sempre di avere l'appoggio di un professionista del settore.